consentire a nessuno di cullare sogni di gloria, perché non sono pochi i lati negativi di questo Cagliari, la cui schematizzazione del gioco latita ancora. Giustamente per spirito di corpo, Robotti tralascia di accettare la critica con la speranza che sappia analizzarla tra le quattro mura dello spogliatoio. Grazie, io direi sono stati quasi tutti positivi. È naturale che stiamo crescendo, la squadra viene da una brutta partita, anzi dalle tre partite, brutte partite. È naturale che i ragazzi si stanno inserendo adesso, incominciano a rispettare un pochino i compiti, essere un pochino lucidi. Onestamente il Cagliari oggi ha vinto meritatamente contro una grossa squadra che è la Casertana. Non le è sembrato Pulga e Bernardini su tutti, forse perché il centrocampo ha camminato un po' di più? Vabbè, ma ecco il Pulga e Bernardini, io ho inserito due ragazzi, sia il Papiri che il Congiu, e hanno svolto un lavoro eccezionale, sia il Papiri sia il Congiu. Dalla forma tattica il Congiu è stato determinante in quelle uscite in attacco e poi è stato esemplare anche nella marcatura del terzino. Direi la squadra oggi ha giocato ottimamente, via, meritatamente anche. Effettivamente gli inserimenti dell'ultima ora di Papiri e Gianluca Congiu ha dato alla squadra un'immagine più rispondente alle esigenze in campo. Congiu in particolare aveva il compito di attendere in zona il pericoloso difensore Petriello, ma il ragazzo ha fatto di più perché è riuscito ad imporre al proprio avversario le sue puntate sulla fascia laterale ed è proprio da questa posizione che ha messo a segno i suoi due assist che sono in pratica i gol partita. Il Cagliari per la verità ha stentato a trovare le misure e per il primo quarto d'ora ha corso qualche rischio per alcune disattenzioni difensive, ma al 17esimo un'azione di Barozzi sulla destra consentiva a Gianluca Congiu di mettere in mezzo un prezioso pallone non facile da ricevere, ma Pulga oggi poteva tutto ed è riuscito a toccarlo di controbalzo ed ingannare il giovane portiere della Casertana. I rossoblù non si sono concessi soste e sostenute da un infaticabile Pulga e da un lucidissimo Bernardini sono passati ancora su autorete del difensore Buccilli che, sorpreso da un dosato assist del solito Congiu per Papiri, cercando di difendere, ha messo la palla nella rete del suo portiere. Prima del termine del primo tempo non è mancato un brivido. Il veterano Pancheri serviva i compagni dalla destra, Marchi sbagliava l'intervento e Ricci da molto vicino schiacciava di testa. Questa volta Jelpo si superava e metteva in angolo. Nella ripresa non cambiava la fisionomia della partita. Pulga e Bernardini sempre in cattedra e dal 14esimo era Saurini a siglare la rete, la terza rete, sfruttando un rimpallo sul tiro di Barozzi. Non molto convincente la partita del giovane Saurini, ma almeno in quell'occasione si è fatto trovare nel punto giusto. La rete della Casertana è giunta al 16esimo ad opera del nuovo entrato Maragliulo, che ha calciato da almeno 30 metri e Dielpo si è fatto stranamente sorprendere. Ma il risultato era ormai tanto sicuro che non era il caso di recriminare, almeno pare, anche se non sono mancati i rischi. In definitiva è un passo avanti di questo Cagliari, sempre inedito ogni domenica, ma insistiamo sulla necessità di dare alla squadra un gioco schematizzato che per il momento non esiste. E se il risultato arriva in casa è soltanto per la prodezza dei singoli. Il gioco vero è quello che consente di fare risultati anche in trasferta, acquisire in pratica quei punti che possono contare molto per puntare in alto.